L'opposizione britannica raccoglie il guanto di sfida lanciato dal premier conservatore Boris Johnson. I cittadini del Regno Unito andranno dunque al voto il 12 dicembre. Martedì sera, infatti, la House of Commons, la Camera dei Comuni, ha votato a favore delle elezioni anticipate con 438 voti contro 20 no. Circa mezz'ora prima dell'approvazione risolutiva, i deputati si erano espressi contro un emendamento proposto dai laburisti che fissava le elezioni al 9 dicembre. Il testo dell'emendamento sarà sottoposto al voto della Camera dei Lord, quindi l'iter non è concluso. Nel pomeriggio di martedì l'Unione Europea ha concesso un'ulteriore proroga della Brexit fino al 31 gennaio 2020. È l'ultima proroga, ha precisato il Presidente del Consiglio UE, Tusk, con un tweet. Queste elezioni saranno un test fondamentale sulla Brexit, perché se dovesse spuntare all'opposizione verrebbe quasi sicuramente indetto un secondo referendum.